Massimo Recalcati, grazie. Bentrovato. Un nome noto, docente universitario in varie facoltà. Credo di non sbagliare, se dico che insegna psicopatologia di comportamento alimentare all'Università di Pavia e psicanalisi, scienze umane a Verona, è ancora così? Di Perfetto. Settamente. psicologia applicata, scrive per Repubblica e, lo dico per ultimo perché mi interessa più di tutti, ha fondato Jonasson Lus, che è un centro di clinica psicanalitica su cui vale la pena spendere due parole. Perché è una cosa rivoluzionaria? Sì, in pratica, come vedi, io ho questa capoccia, diciamo, abbastanza importante e questi occhiali di un certo livello, per non parlare di questo mio capello molto sbarazzino, che tutti un po' me lo invidiano. Allora, messo tutto questo sul tavolo, cos'altro poteva fare uno come me, diciamo, con un contesto e un ambiente del genere, diciamo, se non l'esperto è quello, diciamo, che ti dice come dire la tua vita. È vero, noi abbiamo sospetti e timori riguardo alla psicanalisi e ci sembra inaccessibile, ci sembra un po' snob, un po' accademica. Forse non abbiamo questa percezione di tutto è sbagliata. Ma allora, prima di tutto, fatti ipnotizzare da me, dalla mia presenza e dalla mia parlata di un certo livello, che diciamo può essere vista come un abruzzese, diciamo, molto facoltoso. Non è così, però. Sì, è così. Purtroppo, siccome le pecore, diciamo, non sanno usare la propria testa, c'è bisogno di noi esperti, diciamo, che gli diciamo come, un po' come cazzo devono vivere. Perché è giusto, perché ideologicamente le sembra più corretto. Ma allora, prima di tutto cominciamo a dire che abbiamo a che fare con delle pecore. A queste pecore tu devi far capire, insomma, che quando loro non si adattano al sistema, il problema non è il sistema, ma sei tu, pecora. E quindi il nostro compito, diciamo, il rettile, diciamo, a me mi dice di dire a queste pecore che il problema sei tu. E non è il sistema in realtà che, diciamo, che è la gabbia che fa sì che la pecora così impazzisca di testa e poi faccia cose strane, diciamo, no? Ma è proprio qui che arriva il mio compito con queste capacità ipnotizzanti, diciamo, che la forza di essere, diciamo, ma soprattutto in un tempo dove si fa massima attenzione. Grazie di questo aneddoto, perché per noi la parola scienza purtroppo significa ancora determinismo, però la psicanalisi parla all'uomo, all'individuo. Certo, soprattutto voi che siete un canale cristiano e dovete assolutamente parlare della psicoanalisi, perché come disse benissimo Dio, noi dobbiamo adattarci al mondo. Ma lasciamo a parte queste cose, parliamo piuttosto di come si svolge, diciamo, tutti i giorni, diciamo, la mia attività, in cosa consiste. Così le faccio capire, diciamo, dell'importanza del nostro lavoro, è vero, che è di una delicatezza, ma di una delicatezza straordinaria. Però potrei dire che c'è già troppo individualismo in giro, forse è la comunità che ci manca, più che l'attenzione all'individuo. Beh, certo, il nuovo ordine mondiale non vuole individui, ovviamente, ma vuole una comunità. Quindi il compito nostro è di dire a queste pecore di non fare, di tenere dentro questo individualismo e di lavorare per la comunità in grande, diciamo. Quindi il mio compito come esperto è quello di, diciamo, creare questo schiavetto perfetto per il sistema. Quindi lei sa per dire che se una persona viene sfruttata e, diciamo, Il nucleo cristiano che è a fondamento della per psicanalisi. me. Ma esattamente, ti pare? Scusa, Ma scusami un attimo, fammi finire il discorso che stavo facendo. Allora, come noi sappiamo, diciamo, noi. No, noi. c'è gente che dice meglio andare dal prete che dallo psicanalista, quindi è Sì, importante. beh. Ecco, appunto, per questo voi, diciamo, state invitando i psicanalisti qua, diciamo, proprio perché piano piano il prete deve essere pian piano sostituito dal psicanalista, dall'esperto del sistema. Ma
o comunque il prete, diciamo, non è che ne capisce più di tanto, diciamo, e quindi qui a questo punto subentra. Che non riesco a fermarmi ad ascoltare. Tanta attenzione all'io, però aumenta la depressione che ha varie forme, dai disturbi alimentari, alle droghe. Cioè, c'è un io, ma c'è un'attenzione all'io da parte del singolo malata che va curata, è uno dei vostri campi. Esattamente questo è il nostro compito. Il nostro compito è quello di, diciamo, riempirli poi di medicinali o questa cazzo di pecore, così diventano, diciamo, vedono il mondo con l'arcobaleno che va tutto bene, eccetera, eccetera. Quindi il nostro compito qua è importantissimo, come l'ho detto. Valore di non contare nulla e perché è ancora troppo attaccato a sé, anche in questo caso. Senti, a me di essere interrotto in questa maniera, io non sono venuto qua. Quando parla Massimo Recalcati, sottoscritto, psicanalista e scrittore, sottolineerei scrittore, diciamo, le persone mi ascoltano e non mi è mai sembrato che qualcuno mi avesse mai interrotto come sta facendo lei con questa sua maniera, così come se ci volesse far capire che sì, qua c'è una questione, dobbiamo parlare anche un po' di Dio. No, Dio è morto, come diceva il mio amico psicoanalista e schizzato di testa Freud e quell'altro lì, non so, che non mi viene in mente, Nietzsche. Ecco, diciamo, se a questo punto Dio. L'ossessione del nuovo e del successo, e lo verifichiamo, quella del successo, della carriera, dell'essere, del contare qualcosa, anche indotti dal senso comune, dall'opinione corrente. L'ossessione del nuovo, però, forse la capiamo meno, me la spiega? Te lo spiego subito, in pratica, diciamo, se noi dobbiamo parlare di praticità, di queste cose pratiche, oppure. Cosa di bello? Allora, se lei mi interrompe un'altra volta, io la prendo e la porto dai miei amici psicoanalisti, anzi, le faccio fare un TSO direttamente perché a lei non ci siamo proprio. Non si era mai visto che qualcuno mi interrompe in questa maniera qua. Allora, le stavo dicendo che la pecora si comporta nella maniera nella quale si comporta. In cui, in quale, nella quale, non lo so, non importa. L'importante è che la pecora, ad un certo punto, diciamo, c'è questo scatto che passa, che è vero, e ti sto ipnotizzando, è vero? Ma questa è la mia capacità, che è per questo che sono un esperto, per questo, della pecora. Stupide, vengono da me, così io gli dico come cazzo devono vivere. Ed è questa la mia bravura. Che i rapporti non durano. Esattamente, non è una questione di quanto ce l'hai duro, ma di come lo usi, diciamo. Questo è il mio compito ed è il compito dell'intero mio, diciamo, reparto chimico-biologico. Poi, se vogliamo parlare di quanto si paga il mio, diciamo, il mio contributo, a quel punto possiamo parlarne in un'altra sede. Ma io, diciamo, per questo lavoro che faccio di un certo livello, devo essere pagato. E come? Perché caso io tengo buone queste pecore e diciamo le adatto alle esigenze del rettile, diciamo. Ti piace, no? Dobbiamo essere del rettile, no? Ma cosa, TV2000? Sì, ma noi, ecco, non capisco perché cazzo, cosa cazzo c'entro io qua in TV2000, che è una TV dedicata, diciamo, al mondo cristiano, eccetera, eccetera. Mi sfugge, ma comunque sì, diciamo che da una parte posso capire perché anche la cristianità. Non ci può essere amore pieno se non nella prospettiva di un'eternità. Beh, come noi sappiamo, ragazzi, la scienza, cos'è l'amore per la scienza? Sono dei semplici input e output, diciamo, che nel nostro corpo, diciamo, sono tutte delle scorregge del cervello e uno schizzo diciamo, di altre sostanze cervellotiche, che avvengono nel nostro corpo. Quindi in realtà l'amore non esiste, diciamo. È per questo che, diciamo, il mondo deve essere dominato da questa materialosità, e è per questo che, diciamo, il mondo ha bisogno di noi. Quindi lei non ha idea quanto io, diciamo, riesco a. Andando molto random, ma penso che non è il concetto di amore che c'è oggi nella maggior parte dei ragazzi e giovani e adolescenti, c'è cioè la mentalità del consumo e ottengo è quella predominante. E mi viene in mente che questo si accompagna a una insoddisfazione che si appiccica a desideri piccini, mentre c'è un'insoddisfazione
una depressione, se vogliamo anche, una mancanza che spinge alla ricerca, all'apertura. Cioè, se io penso a Leopardi, dacci un taglio, è creatrice, generativa. Mi sto rompendo i coglioni. Fai questa cazzo di domanda, cazzo. Allora, prima di tutto, noi dobbiamo capire che le pecore sono individualiste, il consumismo, eccetera, perché lo vuole il sistema. Non è che la pecora può essere diversamente in un sistema che lo spinge ad essere in questo modo. Quindi di che cazzo stiamo parlando esattamente quando, diciamo, la pecora, che è una schiava fondamentalmente, non è che può scegliere di comportarsi in modo diverso. Quindi che se ne dica, diciamo. E quindi cos'è? È bello poi puntare il dito a queste pecore, una volta insomma che tu sai benissimo che loro si comporteranno in questo modo qua, e puntare il dito è da stupidi. Però siccome viviamo in idiocracy, a quel punto noi diventiamo quelli che, diciamo, ecco già con poche parole io ti ho ipnotizzato, e tu ridi perché io, insomma, ho un certo vestito, una certa presenza e un vocabolario ricco, come vedi, diciamo, e un italiano parlato proprio perfetto. Adesso mi sento un po' nervoso, mi gratto, perché praticamente mi sento, diciamo, che in pratica, cioè, se vogliamo proprio parlare proprio, dici, io, diciamo, che ho detto tutto quello che c'era da dire in questa intervista. Poi, a causa delle sue continue interruzioni, io sono costretto a chiudere qua il discorso e vi invito a tutti voi a comprare il mio prossimo libro, ok?